Istituto di patologia generale. Io innanzitutto al centro di tutto, credendo unicamente nella mia ragione come spiegazione di tutto. Fino a quando non fui assunto dall'Istituto di patologia generale e lì, eseguendo le autopsie, mi feci una domanda che ruppe il guscio del mio ateismo. Mi chiesi: è possibile che solo il meccanismo del corpo produca la vita, e se la vita si ferma per la rottura di un organo, se non si vede l'anima che esce, se non si può prenderla a volo, si deve concludere che tutto è riposto nella proprietà della materia? Commento: davanti a un cadavere si può pensare che dell'essere che ha vivificato quel corpo non rimanga che un oggetto di carne inanimato. Se invece si pensa che quell'oggetto sia solo un veicolo che ha permesso all'essere che se n'è servito di vivere nel piano fisico, si può intuire che, abbandonato quel veicolo, l'essere viva in un altro piano di esistenza, sposti la sua consapevolezza in un'altra dimensione, in una sottigliezza di materia maggiore di quella del piano fisico. Questa maggiore sottigliezza di materia è il piano astrale.